È percorrendo delle stradine sterrate, modellate da quell'incanto naturale rappresentato dall'altipiano della Melotta, che si giunge alla cittadina, clinica e centro di ricerca diventata in poco tempo punto di riferimento per i veterinari italiani. La si trova perfettamente inserita nell'architettura di una cascina settecentesca immersa nelle campagne di Romanengo, in provincia di Cremona. Qui tutto percorre quel sottile filo che lega passato e presente con un enorme occhio proiettato verso il futuro, rappresentato da attrezzature per la diagnostica delle patologie degli animali tra le più sofisticate e costose al mondo. Ogni anno, sotto la TAC o la risonanza magnetica, passano oltre 1000 pazienti provenienti da tutta Italia. Questa clinica, che all'apparenza sembra così informale, è nata dall'idea di due veterinari cremaschi, Mario Dolera, con dottorato in neurologia, e Luca Malfassi, reduci da un'esperienza nell'Università del Colorado negli Stati Uniti, che grazie ad uno staff di professionisti hanno saputo ricreare una clinica a 5 stelle supportata da una tecnologia di livello mondiale. Una clinica in continua crescita che vuole essere anche luogo di confronto per gli studi in campo veterinario. Dottor Dolera, come nasce questa clinica cittadina e con che filosofia? Allora, questo centro nasce e vuole essere centro di ricerca dedicato appunto alle neuroscienze, all'oncologia comparata. Nasce nel 2008 per idea mia e del dottor Luca Malfassi. Fondamentalmente vuole essere un centro di riferimento a supporto di medici veterinari dedicato appunto all'approfondimento delle patologie del sistema nervoso e in ambito oncologico, fondamentalmente del cane e del gatto, recentemente con un'apertura sicuramente interessante e utile dal punto di vista della patologia comparata verso gli animali esotici che sempre più frequentemente sono presenti insomma, nelle nostre case. L'idea di un centro dedicato alla ricerca, alla patologia comparata, secondo noi può avere una valenza importante, oltre che per i risultati che si possono ottenere direttamente per quanto riguarda le patologie dei nostri animali, ma anche per quanto riguarda le patologie dell'uomo. Ricordiamo che i nostri animali vivono comunque nel nostro stesso ambiente e addirittura avendo loro un metabolismo più rapido possono estrinsecare patologie che magari l'uomo ci mette più anni insomma, ecco, a manifestare. Infatti soprattutto in ambito oncologico il cane e il gatto possono fungere da sentinella biologica, sentinella ambientale. Per quanto riguarda invece le patologie del sistema nervoso, sicuramente molte patologie che sono presenti nel cane e nel gatto sono presenti anche nell'uomo. Sto pensando alla patologia neoplastica encefalica, quindi ancora una volta il meningioma, glioblastoma, per il quale peraltro abbiamo in corso un programma di studio dedicato allo sviluppo di un vaccino. È un'opera molto, molto, molto cospicua, noi abbiamo una parte in questo. Il glioblastoma è un tumore che affligge anche l'uomo, l'aspettativa di vita purtroppo nonostante la terapia multimodale è comunque breve e speriamo noi di poter dare un piccolo aiuto in tal senso. Questi tumori, queste patologie sono in aumento oppure no? Ma allora, dal nostro osservatorio sicuramente privilegiato, un osservatorio di tipo epidemiologico evidentemente, visto che facciamo riferimento a un bacino molto ampio, tutto il nord Italia, possiamo dire che sicuramente le patologie oncologiche nei nostri animali sono in aumento. Le motivazioni sono sicuramente molteplici. Da un lato l'aspettativa di vita dei nostri animali che si è sensibilmente accresciuta grazie alla migliore qualità, diciamo così, globale di vita, permette che alcune patologie che si sviluppano solo nel paziente anziano possono effettivamente realizzarsi. Dall'altra parte però, certamente, dati alla mano, i tumori sono in aumento. Soprattutto alcuni tipi di tumori e talora interessante certe associazioni spazio-temporali. Per esempio, da San Donato arrivano molti pazienti, soprattutto gatti, affetti da tumore polmonare. San Donato, sappiamo, svincola paulese, primissimo intera milanese. Comunque in provincia di Cremona osserviamo certe associazioni, ad esempio spinadesco, tumori cutanei nel cane, tumori
del sistema ematopoietico, in particolar modo linfomi nel gatto, sono sicuramente molto presenti. Ma quello che è più allarmante è che talora si vede una abbinata tumore della persona, del proprietario, tumore dell'animale, spesso lo stesso tipo di tumore. E sicuramente questo deve far riflettere, perché comunque i nostri animali vivono nel nostro stesso ambiente, possono, come già ribadito, fungere da sentinella biologica, anche perché il loro metabolismo più accelerato consente di estrinsecare patologie che nell'uomo possono impiegare più tempo, ecco, per manifestarsi. Risonanze magnetiche, TAC, operazioni chirurgiche sono eseguite con apparecchiature tecnologicamente avanzate. A stupire è però il contesto in cui queste sono inserite e realizzate. Qui nulla dà l'impressione di essere freddo e asettico come in una normale clinica. Tutto informale, a partire dall'abbigliamento dei veterinari, alla sala d'attesa, agli ambienti di lavoro. L'atmosfera che si respira è quella di una clinica che mette al centro il paziente, in questo caso gli animali, e cerca di rendere il tutto il più informale possibile proprio per farlo sentire a proprio agio. Alle nostre spalle la TACA 64 Strati, quali sono le sue caratteristiche e per cosa può servire? Beh, sicuramente la velocità di acquisizione delle immagini, la qualità delle immagini in senso diagnostico e sicuramente il campo di vista, cioè possiamo fare un cane, ad esempio un alano, in una passata sola, in circa 10-15 secondi. Quindi vuol dire lo studio sia dell'addome, del torace, dell'apparato scheletrico. Quindi insomma in 15 secondi noi potremmo avere la diagnosi, ecco. Quindi questo si ripercuote su 15 secondi di sedazione o anestesia. Si parla quindi di ore. È molto importante il numero 64 strati. 64 strati è molto importante perché questo determina quante fotografie fa in un giro e da qui ci permette quindi di studiare gli organi che normalmente non sono esplorabili perché si in movimento, vedi il cuore o il polmone. Quindi vuol dire che tutte le immagini sono ferme, quindi si ovvia a quelli che sono detti gli artefatti da movimento, cioè il battito cardiaco e il normale escursione della cassa toracica. Poi ovviamente tutte le immagini vengono trasmesse in un computer, sì. E voi dallo schermo potete fare una diagnosi della patologia di cui soffre l'animale e intervenire tempestivamente. Sicuramente, soprattutto per quanto riguarda le patologie di interesse toracico in cui insomma bisogna essere anche insomma abbastanza performanti nel momento che si vuole intervenire. Ancora di più abbiamo, oltre a ovviamente il sistema digitale di acquisizione delle immagini, la workstation. La workstation fa parte di quelle apparecchiature in campo medico che permettono di fare tanti tipi di studi in post-produzione, quindi ad esempio lo studio delle arterie, quindi delle angiografie, anche senza mezzo di contrasto si possono ottenere, studi sulla volumetria del cuore, studi sulla perfusione, quindi quanto i tessuti sono perfusi, quindi quanto sono sani in un certo senso, studio sulle capacità di ventilatorie del polmone, e anche, insomma, molto interessante, una colonoscopia virtuale, quindi vuol dire che si ovviano a quelle che sono insomma le controindicazioni di una colonoscopia normale. Ovviamente è stato tutto studiato in funzione dell'uomo, siamo noi che lo adattiamo all'animale. Poi avete creato un database che non so, perché ricordiamo che il vostro non è solo un centro diagnostico, ma è soprattutto anche un centro di ricerca. Sì, soprattutto un centro di ricerca. Ovviamente a noi interessa far star bene gli animali, ma non disdegniamo anche quello che sta dietro alla malattia, per cui il nostro è un centro di ricerca puramente clinica. Per cui abbiamo dovuto creare un po' in funzione ai nostri filoni di ricerca interni un database che fosse performante alle nostre funzioni, ecco. E non ce n'erano in commercio, ce lo siamo creati un po' come si fa in medicina veterinaria, un po' prendere dalla medicina umana e riadattare alle nostre esigenze. In un certo senso, in certi livelli, facendo le dovute differenze anatomiche,
funzioniamo più o meno allo stesso modo, ecco. Oltre ovviamente alla professionalità, c'è una caratteristica che colpisce non appena si entra in questa clinica, è l'ambiente. L'ambiente, lei la prima l'ha quasi paragonato ad una giungla. Perché questa scelta mirata? È un lavoro a cui va dedicato molto tempo, molta passione. L'ambiente dove si lavora l'abbiamo insomma, cercato di crearlo il più confortevole possibile, sia per chi lavora, ma anche per chi insomma ci visita e deve manifestare anche quei piccoli sintomi che normalmente magari vedendo un camice o insomma di solito l'animale è molto sensibile sugli odori, l'odore di ospedale, di farmaci, per cui ecco si è voluto proprio creare un ambiente che fosse più adatto alle caratteristiche di diciamo così casalingo, per cui anche un animale non si sentisse proprio in ospedale. Da qui l'uso di materiali il più possibile naturali, tante piante, questo grazie al dottor Dolera che ha 4 pollici verdi e di conseguenza insomma questo è il risultato, un po' anche per valorizzare di non fare soprattutto l'ospedale, sempre perché per non mettere in imbarazzo tra virgolette l'animale, che insomma è lui il protagonista qui da noi. Perfetto, e ritorna anche il famoso detto che l'abito non fa il monaco. Non fa il monaco, giustissimo. Perché non esistono camici. Molto informali, noi visitiamo così, insomma, per mettere più a loro agio gli animali, che non parlando, in un certo senso, devono essere liberi di esprimere tutto quello che è di sano o di malato. Allora, dottore, Uran è in risonanza perché sta facendo questo controllo? Dunque, un controllo in risonanza magnetica per una discospondilite o spondilodiscite, che dir si voglia, di livello dell'articolazione lombo-sacrale. Si tratta di un'infezione batterica, quindi da germi piogeni, che per via linfoematogena, cioè dal sangue, arrivano a livello di disco e vertebre. Questo dà luogo a un'infezione di cui vediamo appunto l'esame, primo esame, esame precedente, fatto 2 mesi fa, dove si vedeva molto bene le caratteristiche, i caratteristici reperti della discospondilite attiva in sede lombosacrale. Oggi andiamo a controllare se la terapia antibiotica ha sortito i suoi effetti. Dal punto di vista clinico l'animale sta molto bene e quindi siamo piuttosto fiduciosi. Ecco, tuttavia, proprio prima di sospendere ogni terapia, è sicuramente utile fare un esame di controllo. Interessante perché la discospondilite è una patologia che colpisce anche l'uomo. Del cane sembra essere ancora più aggressiva e le metodiche di controllo clinico per capire quando sospendere le terapie, ecco, che solitamente vengono impiegate per la medicina umana, nel cane non funzionano. Quindi bisogna proprio andare a vedere se ci sono delle caratteristiche peculiari, tipiche, insomma. In questo caso il cane aveva un dolore molto forte con una paresi degli arti posteriori che per fortuna si è clinicamente completamente risolta, ecco. Qui ci troviamo in chirurgia e proprio questa micina è appena stata operata di una grave patologia, vero dottore? Sì, allora questa micina ha asportato un meningioma cerebrale, e un meningioma appunto a livello temporo-occipitale destro, una dimensione piuttosto cospicua, 2 cm di diametro. Il meningioma cerebrale nel gatto è piuttosto frequente, è un tumore benigno, però ha un comportamento, diciamo così, sempre abbastanza significativo, perché la teca cranica è rigida, il tumore cresce e si hanno poi i sintomi. La diagnosi è stata posta mediante risonanza magnetica e appunto con le apparecchiature e la competenza che noi abbiamo viene poi sottoposto alla terapia. È un nostro punto d'eccellenza questo, la terapia appunto del meningioma. Abbiamo dei programmi di ricerca in proposito, programmi di ricerca volti a stabilire quali sono poi le terapie adiuvanti o ancillari più opportune, quindi per aiutare a prevenire l'eventuale riformarsi di questo tipo di tumori, che ancorché benigno
uno perché in certe sedi è di difficile asportazione, si può avere poi una parziale recidiva. Grazie alla terapia radiante si potrà dare un qualche cosa in più, insomma, anche ai nostri animali. E come sta? Bene, mi sembra, si è già ripigliata molto bene, come vedete è già cosciente, il respiro spontaneo, la funzionalità dei nervi cranici è assolutamente buona, già si osservano movimenti spontanei, vede, quindi diciamo che dal punto di vista funzionale direi molto bene, insomma, ecco. Il centro di ricerca, riconosciuto dal Ministero, da qualche mese è sostenuto da una fondazione grazie alla quale stanno prendendo vita grandissimi progetti come l'acceleratore lineare a irradiazione selettiva per radioterapia, un macchinario che nemmeno alcuni tra i più importanti e tecnologicamente avanzati ospedali italiani vanta in dotazione. Qui ci troviamo nella parte in divenire della clinica, siamo nel bunker dove si trova l'acceleratore. Di cosa si tratta e a cosa servirà? Allora, questo qui è un acceleratore per radioterapia, un acceleratore lineare che consente quindi trattamenti di radioterapia oncologica, prevalentemente di tipo oncologico. Le caratteristiche peculiari di questa apparecchiatura sono, prima di tutto, un'apparecchiatura nuova di ultimissima generazione e presenta fondamentalmente tre caratteristiche sostanziali. Primo, è dotato di un collimatore micro multilamellare, che è la testata che vedete qui. In questa testata sono presenti le bancate di lamelle che consentono di conformare la focale, appunto, dell'apparecchio a seconda della morfologia che ha il tumore. Di conseguenza la macchina, girando, spara tra virgolette raggi in modo tale da garantire un trattamento estremamente conformazionale. E quindi consente trattamenti molto avanzati, come per esempio l'IMRT e ancora di più proprio l'arcoterapia. L'arcoterapia, infatti, l'apparecchiatura, seconda caratteristica importante, consente di fare trattamenti secondo il sistema VIMAT o VUMAT. Quindi il trattamento sostanzialmente ha una durata piuttosto rapida, anche di 2 minuti rispetto magari ai 10, 15 o 20 tradizionali. Inoltre, un'altra caratteristica importante, dobbiamo spostarci un attimo, è questa. Qui abbiamo delle due testate. Questo è un tubo radiogeno a chilovoltaggio che consente di acquisire delle immagini di tipo tridimensionale mentre l'apparecchio gira, cioè è un attacco incorporata. In questo modo, dopo aver fatto il piano di trattamento con i puntamenti mediante la TAC 64 strati che avete visto nel reparto radiologico, in questa sede la correzione, diciamo così, del posizionamento del paziente è millimetrico, perché proprio possono essere sovrapposte le immagini del piano di trattamento eseguito in precedenza con le immagini tomografiche condotte qui sul tavolo porta paziente. In questo modo il trattamento è estremamente, la verifica, diciamo così, dell'isocentro è estremamente corretta. Questo può sembrare così, diciamo così, un di più, in realtà è molto importante là dove si vogliono fare i trattamenti con frazioni piuttosto larghe e pochi trattamenti, il cosiddetto ipofrazionamento, che la cui massima espressione è poi la radiochirurgia. Qui in questa sede, con questo tipo di apparecchiatura, con i supporti scientifici appunto dei nostri collaboratori, si intende fare anche la radiochirurgia. In ambito veterinario la radiochirurgia è piuttosto interessante per quanto riguarda la terapia dei tumori ipofisari, piuttosto frequenti nel cane e nel gatto, morbo di Cushing, sindrome di Cushing, acromegalia felina, e già sulla scorta di esperienze statunitensi, ecco che con sedute dove vengono erogati 16-22 grey, a seconda della funzionalità o meno del tumore, si può avere la completa guarigione in pochi minuti di trattamento. Ovviamente, perché questo avvenga, bisogna preservare le strutture vicine, il chiasma ottico, sapere bene dove sparare, da cui la 64 strati, l'attacco incorporata. Questo un po' per sommi capi, ecco. I campi di applicazione della radioterapia oncologica in ambito veterinario non sono solo quelli legati alla radiochirurgia, ma anche alla radioterapia convenzionale o frazionata stereotassica. Il grosso dell'oncologia veterinaria è costituita da fondamentalmente testa e collo, quindi tumore del cavo orale, delle cavità nasali, tumori cutanei, mastocitoma per esempio, tumori ossei, osteosarcoma, tumore del distretto perineale, quindi ghiandole patologiche circumanali, sacchi anali, il linfoma, nel quale la radioterapia può dire la sua, e poi a decrescere pian piano tutte le altre patologie. Insomma, ecco. Questo è un macchinario che addirittura non tutti gli ospedali
per umani in Lombardia possiedono? No, allora in Italia sono non molti ospedali, per esempio Cremona, che è molto avanzata come radioterapia, grazie alla Ines Caffaro, che è una molto brava, dicono, insomma, ha una macchina simile a questa, di un'altra marca, però sostanzialmente è questa macchina qui, ecco. Altri ospedali ce l'hanno, non tutti ce l'hanno, molti ce la invidiano, e questo è un punto di merito. Ecco, se volessimo trovare un'apparecchiatura così, con queste caratteristiche, dedicata unicamente alla medicina veterinaria, come abbiamo già detto, bisogna andare in America, Colorado State University. In Italia ci sono altre apparecchiature, anche nei paesi europei più vicino, però non così elevate. Sono 9 centri di radioterapia veterinaria in Europa, 56 in America, però così solo uno in America ha un'apparecchiatura di questo tipo, insomma. E voi avete anche un altro importante progetto legato a questo acceleratore, che riguarda la degenza. Sì, bella degenza, diciamo che non è un grosso progetto questo, ovvero per pazienti che vengono chiaramente da molto lontano o che devono fare delle sedute di radioterapia ripetute, come normale che sia, qualora il paziente non voglia, ecco, fare una, diciamo così, una outpatient, come si dice, ovvero torna a casa dopo il trattamento, c'è con questa possibilità che l'animale si fermi. Ovviamente noi non amiamo molto l'idea dell'animale segregato, tenuto in gabbia, ecco perché per chi lo ritenga, chi abbia anche la possibilità e debba comunque fermarsi alcuni giorni, stiamo appunto preparando dei mini alloggi in modo tale che l'animale sia qui comunque col proprietario. Questo in funzione anche di una, diciamo così, di una sensibilità sia etologica, comportamentalista e diciamo così anche un nuovo modo, insomma, di vedere il rapporto con l'animale, che speriamo il più utile per tutti, insomma. Il più naturale possibile. Certo, certo, sì, sì, assolutamente. C'è un pericolo che però minaccia l'attività della clinica. Ha un nome ben preciso e non può essere sconfitto con una semplice cura, ma lo potrebbe essere con un po' di buon senso e di rispetto per l'ambiente e per la salute. I campi che circondano la cascina verranno infatti sacrificati per la realizzazione di un sito di stoccaggio di gas. Due progetti, questo e quello della clinica, che non possono coesistere tecnicamente. Le vibrazioni, le interferenze elettromagnetiche sarebbero infatti incompatibili con il funzionamento di strumentazioni di precisione come quelle presenti in clinica. La minaccia sicuramente è presente da quando una società privata che si fregia di un nome invece non privato, intendo parlare appunto di Enel Stoccaggi, Enel sappiamo tutti chi è, bene, questa società privata si è presa, insomma, questo nome perché è una piccolissima costoletta, ecco, di questa grande agenzia italiana, e avendo appunto acquisito appunto la concessione mineraria per quanto riguarda lo stoccaggio, la realizzazione di uno stoccaggio di gas metano e CO2 nel giacimento esausto della concessione mineraria di Romanengo, che insiste attorno a 6 comuni, nel sottosuolo di 6 comuni, quindi Romanengo, Solfirola, Izzano e così via, ecco che questo sicuramente potrebbe crearci dei problemi. Non solo a noi, ma a tutta la popolazione, proprio legato al fatto che stoccare del metano, cioè iniettare nel sottosuolo il metano, ha una pressione ben superiore a quella naturale, per 6 mesi l'anno, per altri 6 mesi poi estrarlo, significa provocare il fenomeno primo di subsidenza, cioè il suolo si alza, si abbassa in continuazione, e potete immaginare cosa può succedere a un'abitazione che subisce questi fenomeni, quindi rischi di crolli, incrinamenti, cedimenti strutturali, ma immaginiamo strutture come le nostre. Abbiamo visto prima l'acceleratore lineare, l'ATAC, la risonanza magnetica, l'isocentro, cioè come si fa ad avere una precisione funzionale, primo. In secondo luogo, ricordiamo che Romanengo, e qui dove siamo noi, è una situazione molto particolare, questa zolla argillosa presente nella pianura padana, unico esempio ancora vivente, incontaminato, se vogliamo dire, di pianalto. Ecco, ebbene qui, proprio qui sotto, a 3.000 metri, c'è appunto un centro sismogenetico, appunto, che è la faglia di Romanengo. Faglia di Romanengo, cioè qui siamo in zona sismica, per cui la possibilità che venga attivata appunto l'attività sismica da parte dello stoccaggio di metano è un problema che non riguarda, ripeto, solo noi come centro di ricerca, ma anche tutta la popolazione, lasciando perdere poi l'inquinamento acustico, elettromagnetico e quant'altro. Quindi sicuramente un centro di ricerca è incompatibile con una centrale di questo tipo. Quindi spiace dirlo, però quando è stato
c'era la possibilità, insomma, di dire la nostra, ecco, le amministrazioni locali, forse per ingenuità, forse magari perché non pensavano, ecco, che ci fosse una realtà come la nostra di questo tipo, nessuno ci ha pensato, insomma, ecco. Quindi sicuramente siamo molto preoccupati da questo punto di vista. Ecco, poi qui è innegabile, non si può comunque non vedere questa lussureggiante vegetazione composta da piante che sono anche, diciamo, non sono piante autoctone. No. Questo giardino vuole essere una sorta di giardino botanico. Ci teniamo molto, io personalmente una passione, insomma, da sempre per le piante, per tutto quanto ha a che vedere con la natura. Qui insomma, ci piaceva l'idea di raccogliere una sorta, diciamo così, questa sorta di Wunderkammer, di un catalogo di piante che per qualche ragione potevano essere legate, per varie ragioni appunto, al nostro modo di sentire. Qui abbiamo un'eretrina cristagalli, per esempio, che è una pianta africana. Qui abbiamo le orecchie di elefante, sono una pianta indiana. E ne abbiamo veramente tantissime, insomma, di piante. Molto bello secondo noi che insomma, in un ambiente scientificamente avanzato, ma al tempo stesso della campagna, come può essere una cascina, ci sia questa commistione, insomma, di scienza e natura. Scienza e progresso, antico e moderno, diagnostica e cura, universi che alla cittadina trovano una propria dimensione, fino a quando almeno tra queste campagne non arriveranno le ruspe che porteranno il metano.